Chiaramente prima di iniziare a fare questo video ho aspettato che finisse la partita Arezzo-Siena e per chi non lo sapesse l'Arezzo ha vinto 1-0 e di conseguenza grazie alla vittoria di oggi siamo tornati ad essere primi con, se non erro, 2 punti di vantaggio dal Siena. Io ragazzi veramente, ora lasciando stare comunque il tono della voce mi scuso perché chiaramente oggi come credo chiunque fosse stato allo stadio, ma forse anche non solo, ho un pochettino urlato. Mi scuso per la voce, sì, non è, diciamo, liscia, tra virgolette, come sempre, però vabbè, è così. Ti stavo dicendo, io non so più cosa dire, perché veramente, soprattutto data la circostanza che si era venuta a creare nella precedente settimana, con la partita clamorosamente persa a Olbia, non è che non mi aspettassi una partita del genere nel derby. Però non mi aspettavo così tanto carattere, perché oggi veramente, nonostante questo bruttissimo periodo, no, che abbiamo, e spero che rimanga abbiamo, senza stiamo, abbiamo affrontato, cioè, tutto è proporzionato, è stata una partita veramente molto molto combattuta e personalmente non me l'aspettavo, ma non perché non avessi fiducia nella squadra, solamente che pensavo che soprattutto mentalmente la squadra non ci fosse. Invece credo che, se non al 100%, per una grandissima percentuale, quindi quasi al 100%, è stata preparata bene la partita, cioè più che altro dal punto di vista mentale. Poi dal punto di vista fisico, chiaramente, cosa che si è anche vista, Livorno, diciamo dopo, secondo me, forse poco prima della metà del secondo tempo, quindi poco dopo l'inizio del secondo tempo, soprattutto alcuni giocatori hanno, diciamo, accusato il fatto di essere partiti subito a manetta, a livello più che altro di fiato, perché si è visto, secondo me, che Livorno, insomma, poco dopo l'inizio del secondo tempo, metà del tempo, insomma, decidete voi, comunque si è visto che Livorno ha accusato dal punto di vista fisico e mentale, quello no, perché comunque è una cosa che può succedere, il fatto che nel secondo tempo, rispetto al primo soprattutto, attaccasse più il Siena e la Pisa, scusatemi, però per il cioè, tutto sommato è stata una super partita, ma poi, cioè, io non ve la sto a raccontare perché allungherei troppo la zuppa, e poi più che altro perché un'idea credo non solamente mia ma in generale, però veramente è stata una partita sensazionale, cioè emozioni uniche veramente. E vi dirò di più, non tanto per un discorso di casa fuori casa, anche proprio per un discorso storico, diciamo che questo per me è stato il mio primo vero derby che ho sentito proprio, tra virgolette, non mio, però cioè, l'ho proprio sentito, non so nemmeno come dirlo, ma non perché prima magari non me ne fregasse, no, perché comunque secondo me i derby così sono quelli storici di quando personalmente io calcolai sono del 93 e devo fare quest'anno, 25 anni, mi riferisco a 15 anni fa nemmeno, insomma, quando comunque Protti, tra virgolette, era giovane, quando, cioè, sono cose che personalmente non posso nemmeno raccontare, e per quanto mi riguarda è stato il mio primo vero derby proprio sentito, e non solamente da me, è una cosa condivisa, e è stato bello. Più che altro, questa è una piccola parentesi, poi torno a parlare della partita, la cosa che mi ha, tra virgolette, diciamo emozionato, ma comunque mi ha fatto rendere conto, cioè che sia stata proprio la goccia che mi ha fatto traboccare il vaso, in senso positivo, a livello di capire un po' come sono le cose, credo sia stato il mio babbo quando, soprattutto il primo gol di Dumbia, che poi è sbagliatissimo perché poteva benissimo succedere cosa, qualsiasi cosa, perché è venuto dopo 10 minuti più o meno. Però c'è, quando ho visto il babbo con Ruccioni, è una cosa particolare che non riesco nemmeno a dire a parole, ma ci tenevo a farvela presente e farvi capire comunque qual è appunto la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in senso positivo, sul derby. Non che non mi rendessi conto che partita fosse, però, cioè, ho capito l'importanza al 100%, comunque quasi al 100%, del derby. Io penso che il derby, ma non si è risaputo, però ci tengo a precisarla, c'è una partita che, anche quando magari hai fatto una stagione fallimentare, è una partita a sé, indipendentemente dal campionato. Poi, come l'è stato in questo caso, chiaramente il campionato è importante, però di per sé è
è strana ogni competizione, proprio una partita a sé, sia che sia il derby Livorno-Pisa, che siano altri derby di belle sentite di livello importante, come potrebbe essere un Sampdoria-Genova, potrebbe essere forse un Inter-Milan. Io dico forse perché non essendo di lì non so come viene visto, probabilmente viene visto in qual modo, forse essendo una cosa più grossa qualcosa anche di più, però veramente il derby è una cosa, quello di oggi, tornando al discorso di prima, è stata una cosa più unica che raria. E poi così, perché Livorno, ripeto, parlando della partita, faccio un miscuglione, lascia, per questo video lasciatemelo dire, anche se poi io no, se non la finisco e cambio il discorso è uguale, fatemelo dire, perché sono contento che se un po' non sembra, in realtà siamo sfatto, ma in realtà sono stracontento, soprattutto perché sono state le cose dopo, ovvero principalmente con Arezzo Siena, il risultato finale. Boh, cioè, derby strasentito, la tifosiera nonostante il piano era zibilla calcolando la Serie C, per l'amor di Dio, è vero, non è che gli altri derby passati Livorno fosse, cioè, il Pisa fosse in Serie A, no, però, cioè, quindi anche quella è una cosa che, tra virgolette, per quanto ci può peccato, preferivo essere in qualche categoria sopra, in realtà magari il fatto è che senza Serie C, diciamo, ritorno al passato a livello proprio di derby. E per come l'ho visto io, strasentito, ma poi è garbata la prestazione, è garbata la voglia dei giocatori. Cioè, veramente, se dovessi dare un voto a questo derby, io direi un bel 10, anche se magari sono state le cose che preferivo se non succede. Proprio a livello di partenze e prese, non prestazioni voi, magari come i metodi di giudizio dell'arbitraggio, che lì sarebbe da parlarne, ma data la situazione non voglio criticare, diciamo, l'arbitro, anche se sarebbe da dire qualcosa, però il tutto è stato veramente una cosa più unica che rara, e spero veramente che qualsiasi persona poteva andarci, insomma, a vederlo direttamente allo stadio, ci sia andata, ecco, perché se non erro ho scoperto che, cioè, ho saputo che i biglietti erano finiti, di conseguenza magari qualcuno è rimasto fuori, però spero che chi poteva sia andato, ecco, tutto bene. Detto questo, sto miscuglione che, ripeto, probabilmente non sono discorso e senza rendermene conto non l'ho finito, iniziando un altro. Parliamo un po' della partita, anche se comunque il succo è grandino, l'ho detto. Allora, pronti via, in realtà forse, ma proprio i primi minuti era partito leggermente meglio il Pisa, perché, ma proprio dopo di 2 minuti, che era loro che magari avevano iniziato un pochino ad attaccare, perché calcio d'angolo, bla bla bla, e giù di po'. Passati questi 2 o 3 minuti, Livorno. Livorno che, vi dico la verità, soprattutto nel primo tempo, anzi quasi esclusivamente nel primo tempo, se avesse buttato dentro tutte le occasioni che ha avuto, probabilmente sarebbe finita nel minimo 4-5-0. Se il Pisa faceva altrettanto, forse 5-1. Primo tempo veramente ottimo, calcolando anche la partita, perché il derby sembra una cosa stupida da dire, ma non è una cosa semplice da affrontare psicologicamente, soprattutto magari per quelli tra un po' più giovani, e più che altro quelli che, cosa che succede spesso nei derby, non solamente a Livorno, cioè Livorno Pisa, soprattutto per quelli che non sono della città e magari sì, possono avere un'idea del derby, ma non ce l'hanno come magari in questo caso un livornese o un pisano. Quindi non è una cosa da sottovalutare, ma secondo me soprattutto nel primo tempo chiunque, qualcosina di più, qualcosina di meno, magari qualcuno, è stato affrontato in maniera secondo me ottima. E si è visto, infatti, il primo tempo solo applauso per il Livorno, perché nonostante questo, anche se in determinate occasioni magari in difesa ha concesso qualcosa, per il resto ha fatto una partita secondo me nel primo tempo eccezionale. Solo tempo, come vi ho detto già prima, ci si aspettava un crollo sia fisico che un po' mentale, ma per mentale intendo che, dato che il risultato vedeva e ha visto, meno male, poi anche in conclusione, vantaggio a Livorno, lì per lì ti aspettavi che potesse essere il Pisa al contempo ad attaccare, e così è stato, però non ha fatto secondo me niente di così clamoroso, forse un'occasione in cui è stato bravo Mazzone a non farla entrare, quella, diciamo, era curva, e fammi capire, sulla sinistra, che era abbastanza angolata, anche se era sul palo di Mazzone, gli ha fatto una bella parata, e credo sia stata unica e vera e propria occasione pericolosa del Pisa di tutta la, no, del secondo tempo, del primo tempo credo sia stato il colpo di testa di Eusebio, se non erro, uscito di poco perché ha sbagliato lui, perché poteva fare cosa ne pare, perché lì l'ha lasciato da solo, ma va bene uguale, il primo tempo, ripeto, ottimo, ottimo, ci metterà la firma se tutte le partite fossero così.
Dicevo, il suo tempo, a parte varie occasioni, soprattutto questa qui, sì, il Pisa è stato un po' più, diciamo, offensivo di Livorno, ma come del resto ci poteva aspettare. Abbiamo visto tutti il crollo, soprattutto come ho detto prima, ripeto le stesse cose per essere chiaro, fisico soprattutto, ma non solo, perché bene o male c'era tutta la squadra, però alcuni in particolare, di appunto, di questi ultimi, che comunque poi sono stati giustamente sostituiti con altri che si sono comportati comunque egregiamente, anche sostituti, perché anche entrare a derby in corso, ripeto, come ho detto prima, non è semplice, e se non entrarci dopo è ancora più difficile, perché magari non sei proprio, non de cioè devi entrare nel ritmo. Nonostante questo, comunque, chiaramente, come lo subisce un po' a Livorno, anche il Pisa ha subito il crollo, soprattutto fisico. E poi mentale per il Sudoku, e appunto crollo un po' fisico del Pisa, il Livorno riesce a uscire comunque dall'area, e quando dico così non voglio dire che è stato perennemente Paletti, assolutamente. Diciamo che buona parte, non clamorosa parte, buona parte del suo tempo è stata giocata nella parte di Livorno, diciamo, piuttosto che in quella del Pisa. Si è rifatto comunque crollo un po' fisico del Pisa, il Livorno approfitta, 2-0 vantaggio, e che comunque non è detto, cioè prima non l'ho detto, il vantaggio è stato fatto con Doumbia, e vi lascio la lights perché non so come descrivere il gol. Cioè, in realtà sì, era stata in velocità Doumbia su un passaggio in scivolata, quindi vantaggiato, un altro portiere, poteva qualcosa di fare, meno male la buttava dentro. Insomma, tornando a prima, se non tempo, sì, come sempre l'ho detto, oggi mi impappino, ma non me ne frega niente, ma non me ne frega niente. Il Livorno riesce a trovare il 2-0 con vantaggiato, più o meno si stavamo avvicinando verso il finale di partita, perché credo sia stato fatto, credo, più o meno a 10-15 minuti alla fine, probabilmente più 15. Crollo anche mentale del Pisa, anche se non si è reso, però rispetto a prima, secondo me, ecco, già pressa un po' di meno, anche se ha creato qualcosina, però si è reso un po' conto che anche se avesse fatto gol era 2-1, si la poteva avere prima, doveva fare un altro solamente per pareggiarlo, e niente, poi di conseguenza, secondo me, il Pisa piano piano ha un pochino abbandonato le speranze, perché si ripete, ha creato poi qualcosa, però niente di clamoroso come ha fatto prima, o comunque quell'occasione lì, e poi la partita è finita. E poi festa, festa grande, 2-0. Già lì te sei contento, poi perché dici, boh, si è vinto il derby, soprattutto quella che è successa all'andata, con il fregio, poi palle, poi si veniva da una situazione di scusatemi il linguaggio, di una situazione di merda. Bla bla bla, quindi sei stracontento, motorini mentre vai, macchine suonano tutti, arrivi a casa, guardi il telefono, perché poi non è che sei arrivato a casa subito, anzi personalmente non è che sei arrivato a casa subito, finita la partita, ciao a tutti, no, rimani comunque lì a fare un po' di festa. Poi c'è chi probabilmente è sempre lì che giustamente fa festa, poi qualcuno a te e me dopo un po' è andato via. Arrivi a casa, guardi il telefono, dopo 5 minuti fa una zerarezza e cominci a farli tutte le preghiere, vai, 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 fai sì che rimanga così il risultato, sempre cutolo fra l'altro, e poi finisce. Quindi oltre alla gioia del derby, viene a sapere che il se ne ha perso e te torni primo. Ah, oh, che bellezza, fra l'altro, come ho detto prima, con cutolo, e comunque Arezzo si dimostra veramente bestia nera di tutte le squadre che avevano fatto punti ultimamente. Da una parte meno male, per par condicio è successo anche al Siena. Quindi, detto tutta questa zuppona via, comunque sono già più o meno 14 minuti di video, cosa c'è da dire? C'è da dire che adesso, dato che mancano, se non erro, 3 partite, mi pare, 3 o 4, no, 3, 4 è la regola ancora di oggi, questa sera la 35esima, sono 38. Ora, ragazzi, cioè, il destino del campionato è nelle nostre mani. Fino a 3 ore fa, perché sto registrando il video, che ne sono? Non so nemmeno io, vabbè, comunque 2 o 3 ore fa il destino del campionato è nelle mani del Siena. Ora è tornato, senza dirsi giustamente o immeritatamente, nelle nostre mani. Ti aspettano partite comunque sulla carta più fattibili di altre, ma non vuol dire che possiamo prendere sotto gamba. Io ragazzi ve lo chiedo, cioè come se poi parlassi ai giocatori, per favore, ma non per me, per tutta la città, anche per il calore, perché anche oggi la coreografia, ragazzi, soprattutto per il periodo, è vero, sempre un derby il Livorno e il Pisa sono particolari, però soprattutto per un periodo del genere potevi rischiare di trovare, sì, ok, uno stadio pieno, ma non zibillo come oggi, e nei settori chiaramente in cui potevi accedere, perché ormai la curva sud è lì,
c'è la polvere. E c'è anche più che altro per il rispetto per tutti e soprattutto per quei tifosi che quando possono non solo vengono a vedere le partite in casa, ma fanno anche trasferte. E ci si merita, non tanto, cioè, ci si merita quantomeno la grinta di noi diamo tutto, poi se il risultato viene ben venga. Noi comunque quando usciamo si strizza la maglia e c'è il sudore tutto qui. Secondo me ci meritiamo questo. Poi ripeto, se il risultato ben venga, che poi è la cosa più importante alla fine, meglio. Se non viene, quantomeno non vi si può criticare. Almeno così la vedo, sì. Il problema è che ultimamente vi si è criticato giustamente, ma non ci voglio entrare perché, come già scrissi l'altra settimana su Facebook, io ho visto tutte le partite e ho deciso volontariamente di non commentarle perché sarei stato offensivo, mi sarei perso in chiacchiere, mi sarei perso in cose che probabilmente non so neanche. Quindi il fatto di non aver fatto video finora, questa è una parentesi che ci tengo a precisare, non è stato un discorso, non ho visto le partite, in realtà le ho seguite come l'ho seguito, ma volontariamente volutamente non ho voluto fare video commenti. Aspettavo di fare il video del derby e meno male l'ho fatto col sorriso e con la felicità. Ora, fra l'altro, io mi sto rinnovando tutto guardando e probabilmente poi il video a volte è andato non a fuoco, quello che vi pare, ma che se ne sia importante se proprio dovete guardare e ascoltare questo video è quello che sentite, non tanto la meghina, se vi interessa. Comunque, qui c'ho patito anche di voce. Niente, come ho detto prima, ora il destino del campionato è nelle nostre mani, mancano 3 partite. Devono essere 3 finali di Champions League e di Coppa del Mondo, quelle che vi pare. Ce la possiamo fare. Io oggi ho rivisto Livorno carico, che però purtroppo dopo un po', da una parte anche giustamente, diventa un po' bollita dal punto di vista fisico. Cerchiamo di dosare le energie, ora siamo di essere allenatori. Cerchiamo di farcela. Vi dico la verità, una cosa che mi stavo dimenticando e poi vi saluto, il ritorno di Sottil. E anche se io ho passato, cioè a volte, soprattutto nel periodo buio, l'ho criticato, e per quello buio, sì, ok, forse è finito, chi lo sa. Quindi intendo anche, ci metto fino all'altra volta. Ora siamo contenti, però non vuol dire che ne siamo fuori, però fino all'altra volta l'ho parecchio criticato, cioè fino all'ultima di Sottil. Però rispetto a Foschi, con tutto il rispetto, preferisco Sottile perché Foschi mi ha cioè, dato l'idea di uno zitto, bla bla bla. Magari Sottile invece è uno che, anche se i risultati non vengono, quantomeno un po' di grinta dovrebbe darti la motivazione, no? Quindi in proporzione sono contento che sia tornato Sottile piuttosto che almeno con Foschi, anche se tra virgolette, poveraccio, era partito bene, poi si è un po' perso, diciamolo così. L'importante ragazzi, a parte chiaramente in primis vince il derby per orgoglio cittadino, chiamiamolo così, però l'importante, cioè, la cosa importante è successo, siamo tornati primi e cerchiamo di rimanerci. Non mancano 200 partite, ne mancano 3, che è vero non è una, sono sempre 9 punti, però io so che se Livorno vuole ce la può fare. Dietro chiaramente picchiano e credo che la partita di oggi il Pisa abbia, quantomeno per quanto riguarda il discorso del primo posto, abbia definitivamente abbandonato la nave, la Orsa. Siamo rimasti noi il Siena. Siena oggi, anzi l'Arezzo oggi ci ha fatto il regalo. Mancano 3 partite, 30 volte lo dio, lo ridio. Stiamo attenti. Stiamo attenti e picchiamo il senso agonista, chiaramente come abbiamo fatto oggi. Perché se giochiamo così con questa voglia, possiamo farcela. Detto questo, ciao a tutti, non voglio dire altro perché sono 20 minuti di video, forse è il record mondiale dei miei video, mondiale perché, vabbè, cioè dei video commenti, eh. Detto questo, basta, ci sentiamo in un prossimo video commento che però, come dico sempre, non so se sarà fatto già dalla prossima settimana perché non so se potrò vedere la partita, ma se la vedrò, anche se magari va male, a differenza di come ho fatto ormai partite precedenti, lo farò. Se vedrò le partite da qui alla fine, farò i video commenti. Detto questo, sperando che non me le blocchino, godetevi la lights. Ciao!